Ciao, io sono Pasquale e oggi ho scoperto la formula magica che ti permette di battere il mercato e anche di parecchio. Basta seguire appunto la formula magica e sarebbe ricchissimo, proprio ricco ricco. Clickbait! In questo caso non proprio, perché effettivamente esiste una logica in quello che ti andrò a dire e ti andrò a spiegare. Ma te lo spiego a breve. Dove trovare le aziende in cui investire? Ti andrò a spiegare per quanto tempo andarle a tenere e anche quanto potresti andare a guadagnare. In realtà sembra un sogno, ma non lo è, te lo posso assicurare. In ogni caso, prima di spiegarti questa formuletta magica, ti devo dire due cose importantissime. La prima, che io non sono una persona che l'ha mai messa in pratica e per cui non ho provato sulla mia pelle se funziona o no. Però comunque ci sono dei backtesting che dimostrano che effettivamente ha funzionato nel passato. Il secondo punto è che non ti sto invitando ad investire usando questa formula in quanto io, come ben sai, non sono assolutamente un consulente finanziario, ma ti vado ad illustrare queste cose a titolo di curiosità e ti voglio appunto illustrare questa metodica di investimento proprio per farti capire che esiste una cosa del genere. Così poi, se tu vuoi, puoi andartela a studiare per conto tuo e nel caso il concetto tipo fosse di tuo interesse in pratica. Tutto parte dal libro di Joelle Blattaverde. No, sono stupido, lo so, volevo fare una battuta del capo. Insomma, tutto parte dal libro di Joe Greenblatt, che si intitola The Little Book That Beats the Market, oppure, nella sua traduzione italiana, che è il piccolo libro che batte il mercato azionario. Oggi non parlo, eh. Di questo libro trovi anche il link affiliato di Amazon qui sotto in descrizione, nel caso volessi acquistarlo. Nel libro in questione l'autore spiega come sia stato capace di battere il famoso indice S&P 500, lo Standard & Poor's 500, il 96% delle volte e soprattutto che nel lungo periodo, analizzato dai suoi studi, nel suo backtesting di 17 anni, sia stato in grado di ottenere un ritorno di circa il 30,8% annuo. Cosa? 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 30,8%? Dai, sicuramente è una truffa. Mi sa che in questo caso invece non tanto. Anche se le performance del passato non sono da tenere in considerazione per valutare le performance future, in realtà quanto viene dichiarato appunto da Joel Greenblatt è vero. Ed ora ti illustro anche i punti fondamentali che vanno a creare questa strategia. Tra l'altro il libro, che è piuttosto costoso per quanto sia interessante, è molto piccolo e corto, abbastanza scritto con, diciamo, con un tono ironico e scorrevole, come piace a me. Per cui se anche non volessi, se non avessi intenzione di comprarlo, proprio perché ti andrò a spiegare tutto adesso io, secondo me comunque vale la pena prenderlo. Per tantissimi motivi. Il primo perché è una lettura piacevole, veloce, e perché soprattutto con le enormi commissioni che Amazon Affiliate dà con la vendita dei libri, mi aiuteresti nell'arco di 1000 o 2000 anni a diventare ricco. Vabbè, partiamo dalle basi. Cosa bisogna fare per aspettarsi tutti questi grandiosissimi risultati? Beh, io ti spiego il metodo più semplice, che è anche quello che viene illustrato dal libro, perché in realtà ci sarebbe anche l'alternativa, che sarebbe quella di andarti a scegliere per conto tuo le aziende, facendo l'analisi dei parametri che vengono appunto fatti dal libro, come lo earnings yield, il return on capital, e fare un ranking fra queste due variabili e avere appunto una classifica mischiando queste due variabili di aziende che sono quelle migliori in cui andare a investire. Oppure, cosa molto più semplice, appunto come indica il libro, andare sul sito che è www.magicformulainvesting.com e lì trovi già il piatto pronto. L'unica cosa che devi andare a fare è selezionare la capitalizzazione delle aziende. L'autore consiglia di non andare mai sotto i 50-100 milioni di dollari di capitalizzazione. In quanto però, seppur volatili intorno ai 50 o ai 100 milioni, le azioni di queste aziende sono quelle che, diciamo, possono dare i maggiori profitti nel lungo periodo. Prima di continuare, però, ti ricordo che io ho un account Patreon nel quale, pubblico alcuni contenuti riservati esclusivamente per gli iscritti, appunto, del mio account Patreon. Puoi sostenermi con diverse tipologie di donazioni, ma puoi partire a supportarmi e a sopportarmi a partire da soli 4 euro al mese. Vabbè, continuiamo. Sul sito devi registrarti, io l'ho fatto diverso tempo fa, è gratuito e ti posso assicurare e confermare che non ricevi spam o altre cavolate del genere. Una volta che sei registrato, scegli la tua capitalizzazione minima. Per
Per esempio, potresti voler tenere in portafoglio solo aziende grandi, blue chip, che ti danno magari dei profitti minori nel tempo, ma che magari sono anche meno volatili e più solide. Una volta che hai selezionato la capitalizzazione, puoi selezionare quante aziende vuoi tenere nel portafoglio. Il libro ne consiglia di averne 20, ma meglio 30. L'optimum sarebbe 50 aziende. Quando ho ottenuto la tua lista delle aziende, quello che devi fare è di prenderne fra le 3 e le 5 al mese e di andarci ad investire. Ogni mese farai la stessa cosa investendo in 3 o 5 aziende continuativamente ogni mese fino a quando non avrai raggiunto il numero di stock che ti sei prefissato, 20, 30 o 50. E adesso? Bene, ora quello che devi andare a fare è segnarti, magari per semplicità su un file Excel, in che data sei andato ad investire in quella determinata azienda e devi andarla a tenere qualunque cosa accada, massimo per un anno, anzi un anno giusto e basta. Quasi giusto ti dico, perché l'autore suggerisce di andare a vendere fra le 50 aziende quelle che sono in perdita una settimana prima della fine dell'anno fiscale e quelle invece che sono in profitto la settimana dopo la chiusura dell'anno fiscale. Questo perché? Perché ovviamente avrai delle perdite nell'anno precedente e dei profitti nell'anno successivo e in questo modo potresti andare ad ottimizzare le tasse che andrai a pagare appunto sui tuoi profitti. Il metodo di investimento è quello di investire in ogni azienda con lo stesso importo. Indipendentemente dal numero di azioni acquistate, devi andare ad inserire a comprare lo stesso importo. Facciamo un esempio. Diciamo che tu vuoi investire 200 euro in azioni di ogni azienda. Per esempio, se le azioni dell'azienda A valgono 2 euro, ne andrai ad acquistare 100 di quell'azienda. Se quelle dell'azienda B ne valgono 50, ne andrai ad acquistare 4. E ad esempio, se quelle dell'azienda C valgono 200, andrai a comprare una sola azione di quell'azienda. L'importo da investire in ogni singola azienda poi lo devi andare a stabilire tu in base ovviamente a quanto è il tuo capitale che vuoi decidere di investire in questa tipologia di investimento. Se ovviamente come nella maggior parte dei casi il prezzo delle azioni non è arrotondato, devi semplicemente andare a cercare di stare il più vicino possibile, in meno o in più, rispetto alla cifra che ti sei andato a prefissare per ogni singolo investimento. Considerazioni da fare. Beh, il portafoglio dà un profitto sicuro in un arco di tempo di 3 anni. Questo è quello che garantisce Joel Greenblatt. Tenerlo un anno, magari beccando l'anno bruttissimo e schifoso, non è utile. L'autore consiglia di investire con questo metodo in un arco temporale almeno di 5, ma meglio di 10 anni. Seconda cosa, le cose, per ripetere la parola cosa, sono mutevoli. Anche per questo Joel Greenblatt consiglia di non usare tutto il tuo capitale in questo metodo, per un discorso ovviamente di diversificazione. Abbinare questo metodo della Magic Formula, che è ovviamente un portafoglio molto aggressivo, per cui molto rischioso, in proporzione ad un portafoglio magari che è un po' più bilanciato e che è un po' più orientato a lungo periodo, magari sia con azionari che con prodotti obbligazionari, secondo l'autore e anche secondo me è la norma. Non bisogna essere insomma avidi. Un ultimo spunto è che se un'azienda a fine anno è ancora nella lista di quelle che vengono fuori, appunto fra quelle consigliate dal sito della Magic Formula, puoi continuare a tenerla un altro anno senza andare a venderla, in questo modo risparmi le commissioni, ovviamente anche ottimizzi la fiscalità dei tuoi investimenti. È logico che usando una metodologia di investimenti come questa, bisogna fare anche i conti col fatto che sul gain che andrai a fare a fine anno si andranno a pagare appunto delle tasse, per cui i guadagni, diciamo, che andrai a ottenere in percentuali sono sempre da intendere al lordo. Se fai il 30% lordo, ovviamente devi toglierci le tasse. Questa tecnica è molto simile al tipo di investimento che fa Warren Buffett, cioè il value investing, solo che a differenza di Warren Buffett non è di lungo termine, non è di lungo periodo, ma si concentra su dei profitti di brevissimo termine, appunto di un anno. Il concetto di creare un interesse composto qui è utilizzato in maniera differente, perché cosa fai? Quello che utilizzi i prodotti generati ogni anno per aumentare la quota parte investita in ogni azienda di anno in anno che si va ad aumentare. Per cui, se partiamo dai 200 euro di prima, ok? Hai fatto un profitto del 10%, questo anno appunto sei andato a investire 200 euro, il secondo anno in ogni azienda invece di andare a investire 200 euro, andare a investire il 10% in più, per cui sono 220 euro, e successivamente al terzo anno
e andare oltre, fino a quando appunto vorrei utilizzare questa formula. Fammi sapere cosa ne pensi della Magic Formula qui sotto nei commenti. Scambiamoci idee su questo argomento e fammi sapere se hai già investito con questa metodologia e se conoscevi già questo modo di investire, o se stavi pensando di farlo, o se non l'avevi mai sentito parlarne assolutamente. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. E per quanto mi riguarda, ci vediamo al prossimo video. Ciao!